2 marzo 1970. A Pozzuoli viene sgomberato il promontorio su cui è arroccato il Rione Terra. 2.624 persone, per lo più famiglie di artigiani, operai, pescatori, sono costrette a lasciare per sempre le loro case perché si accentua il sollevamento del suolo per effetto del bradisismo, un fenomeno conosciuto da 22 secoli ma mai realmente studiato. Sono stati costretti dalle autorità a lasciare la città. A circa 7 chilometri a nord-ovest, il governo sta costruendo una nuova cittadina per 20.000 persone, battezzata Nuova Pozzuoli. Le autorità sperano che vi si sviluppi una vita sociale e un nuovo tessuto economico in grado di sostituire il vecchio, convincendo così la gente a lasciare per sempre l'unica città del mondo costruita nemmeno sulle pendici, ma addirittura nel bel mezzo di un vulcano. Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere non prese, col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano segua e del vento dentro un senso di nutrita, e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Salvatore.
via, apertolo per voi il falso dovere di Cristo. Lo spirito d'azione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e predicare il stretti.
Quando mangiamo? Quando mangiamo? Ci dirà? Quando mangiamo non vai a fare? Quando mangiamo? Se vogliamo mangiare con papà, io non mangiamo più. No, devi fare occhi chiusi. Sergio, già ti dico? Siamo amici del regalo? Del Signore e regina del mondo, tu umile operaia e madre dei dolori, insegnaci a vivere pienamente la nostra vita cristiana, nel più sentito amore alla famiglia. Preghiere, le letterine che hanno preparato per esprimere i desideri, le preghiere del loro cuore. Le offriranno davanti alla Vergine, saranno bruciate nel braciere, come segno del nostro cuore che vuole bruciare di amore per Gesù e per Maria. Del cammino sempre sarà con te. Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Qualcuno ti dice
carissima, a tutti i ragazzi della CR, a tutte le persone che hanno contribuito per la liturgia, per il coro, per l'attività, per la processione, a tutti la benedizione di Maria Santissima e a tutti voi che l'avete accompagnata, la certezza che lei vi accompagnerà nelle vostre famiglie e quando vi sentirete nel bisogno, sappiate che Maria è qui, nella vostra chiesa, che vi aspetta ogni domenica a ricevere il corpo del Signore, che vi aspetta ogni domenica per confortarvi, per consolarvi con la sua parola. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ora un omaggio di luce e di colori a Maria, perché con lei vogliamo che Monteruscello diventi una comunità di fede, di amore e di gioia. Thank you.
ancora per messa di fine d'anno, sabato 31 dicembre alle ore 18, il giorno dell'Epifania del Signore della messa delle ore 11. Appena terminata la celebrazione, siete invitati tutti a visitare il bellissimo presepio artistico che è stato preparato dal signor Franco qui nei locali della parrocchia, passando da queste porte dietro a noi. Guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato. Che cos'è l'uomo? Perché ti ricordi di lui? Il consiglio pastorale della parrocchia desidera dare il benvenuto al nostro caro vescovo, che questa sera ci presenterà il nuovo sacerdote Don Francesco. Con la liturgia che ci accendiamo a svolgere la comunità, desidera ringraziare il Signore del dono che ci fa portando tra noi i suoi pastori. Abbiamo avuto già modo di conoscerci un poco nell'ultima riunione del Consiglio Pastorale e sentiamo il dovere di dirti che gli operatori della parrocchia sono pronti a collaborare con te in reciproca fiducia, senza tentennamenti, confidando nell'aiuto del Signore e nella protezione della Madonna, affinché la parola di Dio e la preghiera, fatte insieme, possa raggiungere ogni casa di questo quartiere che amiamo. Si dice che quando un prete prega con il suo popolo, quel popolo è al Signore. Questa sera però la gioia di avere il nuovo pastore è rattristata dalla partenza del nostro caro compagno, e da lui ci scuseranno gli altri. Desideriamo dire poche parole. Noi della comunità di Monteruscello siamo convinti e consapevoli di aver avuto tra noi un prete autentico e
per autentico intendiamo dire un prete a tempo pieno che con cuore aperto e limpido ci ha guidato in questi anni. Ogni fratello e sorella di questa comunità terrà gelosamente nel proprio cuore i momenti vissuti con te, caro Don Mario, i bimbi che hai battezzato, i fanciulli che hai portato alla prima comunione, i giovani che hai sposato, le famiglie che hai visitato, gli ammalati che hai confortato e gli anziani che hai ascoltato. Tutti siamo compiaciuti della tua opera devota e davvero. Ci hai sempre detto che un prete deve servire Gesù e avere sempre pronta la valigia. Ebbene, in quella valigia, insieme a Gesù, siamo sicuri che hai messo anche il ricordo di ognuno di noi. E quando ritornerai alla tua cara diocesi, porta il saluto affettuoso di questa comunità e ringrazio il tuo vescovo per averci dato l'opportunità di averti per noi durante questi anni. E digli che noi tutti siamo orgogliosi di averti avuto come nostro diletto sacerdote. Che il Signore protegga sempre il tuo cammino. Sia lodato Gesù Cristo. In questo momento è un momento in cui si vede chiaramente l'emozione, però almeno vorrei che la parola potesse catturare quello che sente. Non è facile, non sempre le parole possono catturare tutto quello che sentiamo. E allora se grazie può esprimere tutta la gratitudine nel mio cuore, allora grazie. Grazie a Dio perché mi ha chiamato a lavorare nella sua vigna. Indegnamente lo faccio, ma so che mi cammina accanto. Grazie, grazie al nostro Vescovo che mi ha dato fiducia. Dal primo momento che ho incominciato a manifestare i miei segni di vocazione. Un grazie anche alle persone che già mi hanno accolto e mi stanno accompagnando. Cosa dirvi? Camminiamo insieme e come diceva Padre Toldo, l'ari da valle si metterà a fiorire, se saremo capaci di superare gli ostacoli. Non possiamo temere questi ostacoli. Per la scelta che ho fatto mi sento un bambino per il regno di Dio, quindi camminerò avanti a voi. Ma vi ritroverete anche un pastore, perché questo è il mio compito. Un pastore che cercherà la pecorella smarrita, ma anche capace di fare delle decisioni, senza aver paura di denunciare la verità, perché ho scommesso la mia vita per il regno di Dio. E quello che conta è soprattutto il regno. Per questo chiedo a voi di sostenermi con la preghiera e al Signore che mi mandi sempre il suo spirito. Perché io posso servirlo come lui ha sempre desiderato. Perché veramente l'amore di Dio trionfi e la sua gloria risplende sempre di più in noi come lui stesso. Grazie. Don Mario, voi lo comprendete bene. Il cuore gonfio di commozione e forse anche un po' di tristezza per lasciarti, io lo so. E allora con il suo silenzio ci dice tante cose e sappiamo soprattutto, come dicevo prima, che il suo cuore resta anche in mezzo a noi. Dovrà amare i suoi nuovi fedeli, ma lui che ha seminato anche altrove ha un cuore grande e saprà volerci bene a tutti. Ancora un applauso a lui. Anche Pino, Antonio, Antonella, tutte le persone che tutte le sere sono state qui presenti, hanno realizzato, hanno dato la possibilità di realizzare tutto questo.
smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Thank you.
nostra mente, il nostro cuore è talmente pieno. A volte facciamo noi personalmente questa esperienza.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea di Lucide è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Il messaggio di Gesù è un messaggio di speranza e anche di sofferenza, ma termina non con la morte, ma con la risurrezione, con la vita, con la speranza. Allora, in questa settimana per i bambini, ecco, siate veramente più buoni con la mamma. In questa settimana non fatevi gridare alla mamma, state buoni se potete. E è così che poi insieme viviamo tutti i riti della settimana santa. Ora, senza correre, piano piano, senza correre. I ministranti vanno avanti, benissimo, io dietro di loro e poi dietro di me i bambini con le mamme e i genitori dietro con i catechisti e tutti quanti. Avviamoci in pace. Osanna figlio di Davide, osanna retto. Osanna figlio di Davide, osanna Gesù, apri le mie porte per te, avanti nella gloria, e tieni sulla terra, sempre il tuo potere. Osanna figlio di Davide, osanna Gesù, osanna figlio di Davide,